Direte un ragazzo a cui noi siamo particolarmente affezionati perché lo conosciamo da diversi anni e che tutte le volte che posso coinvolgerlo in manifestazioni musicali, a parte che oggi credo che abbia portato un metallo pubblico, poi da queste parti lo coinvolgiamo sempre. E Gabriele Rizzo, che ha appena fatto 13 anni, studia con Irene Veneziano proprio al Puccini di Gallarate, quindi diciamo è un talento chilometro zero ed è un ragazzo, io come dico sempre, è un vero e proprio fiume in piena, un grande fiume in piena che poco a poco vedrete che si farà conoscere a livello nazionale e internazionale sempre di più. Fino adesso tutti i concorsi dove va vince, è ovvio, a 13 anni, però sta crescendo tantissimo e farà due pezzi di grande virtuosità di Liszt, che sono la Tarantella tratta da Venezia e Napoli, negli anni di pellegrinaggio di Liszt, quando Liszt abbandonò Parigi per andare in giro per l'Europa, accompagnandosi con Marie d'Agoult, che era degli amici più importanti sia di Liszt che di Chopin che viveva a Parigi. La d'Agoult lasciò la famiglia, si mise insieme a Liszt, ebbe con Liszt tre figli, tra cui Cosima, che allora sposa anche a Wagner, quindi vedete che è tutto unito, tutto unificato. E Liszt, grande esecutore, era anche allievo di un grande maestro che era Karl Czerny, che era stato allievo prediletto di Ludwig van Beethoven. Quindi c'è un collegamento tra i due molto importante, e la forza che Liszt ha nel proporre, ecco, diciamo così, la forza e l'energia con la quale propone le sue pagine è un'energia che assomiglia molto a quella che aveva Beethoven. Infatti Liszt è stato anche uno dei primi grandi esecutori delle grandi pagine beethoveniane, soprattutto a Parigi. Bene, sentirete nella parte centrale della Tarantella c'è proprio una canzonetta vera e propria del Pescatore, è una antica pagina napoletana, perché appunto il riferimento a una composizione così popolare, così dolce, è particolarmente voluta da Liszt, anche perché fa un grande contrasto con la tensione, la velocità e la brillantezza della Tarantella, della danza vera e propria. Poi, dopo la parte centrale, ritorna di nuovo il tema della Tarantella e chiude con fuochi d'artificio, quelli che vedrete qui il 15 sera. Naturalmente non poteva mancare, perché Gabriele è virtuoso con la V maiuscola, anche la Campanella, che è uno studio da Paganini, scritto da Liszt dopo aver sentito, nei primi dell'Ottocento, aveva sentito Paganini a Parigi e l'aveva veramente sconvolto, talmente sconvolto che si era chiuso in casa per 6 mesi a studiare tecnicamente per diventare bravo quanto Paganini era bravo al violino. Voi pensate che Paganini non fu sepolto in terra consacrata perché si pensava che fosse il violinista del diavolo, che fosse il vero e proprio demonio. Bene, la Campanella è un brano importantissimo, breve ma di estrema comunicazione, ed è un tema con tante variazioni che chiudono poi in un finale pirotecnico. Bene, cominciamo a parlare di questi due pezzi, cominciate a sentire questo, poi dopo Gabriele Rizzo vi dirò due o tre cose su Chopin. Thank you.